90 anni da protagonista per Loretta Giaroni, simbolo reggiano della lotta per i diritti delle donne, artefice della nascita del modello delle scuole dell'infanzia famoso in tutto il mondo. Loretta è stata coordinatrice provinciale dell'Udire dal 1957 al 67 e fino al 1975 assessore comunale alle scuole e servizi sociali. Quello che l'ho fatto con la forza delle donne, in particolare dell'Unione Donne Italiane, che eravamo organizzate e numerose, ma anche molto decise per i diritti che credevamo e pensavamo che dovevano esserci dati da chi governava, o a livello locale o a livello nazionale. Per festeggiare insieme il suo compleanno, l'ANPI di Reggio ha riunito al centro sociale Buco Magico tanti protagonisti della storia della nostra città, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di ieri e di oggi, tra questi anche le pensionate di SPCGL. Tante donne e uomini che insieme a Loretta hanno contribuito a realizzare quel sistema di servizi per l'infanzia divenuto famoso in tutto il mondo. Io conosco la strada della lotta, dell'impegnarsi in collettivo, insieme con le altre, per vincere delle resistenze o delle leggi sbagliate o dell'applicazione di leggi che non vanno bene per noi. Furono anni di conquiste quelli, di lotte dure, di donne che come Loretta Giaroni condussero battaglie per la conquista dei diritti, donne che oggi guardano questa società in modo critico. Abbiamo perso molto di quello che eravamo come dignità, come rispetto delle persone. Perché non c'è quella sicurezza che avevamo noi, per esempio? Perché il mondo è cambiato, le famiglie sono cambiate, ma c'è anche stata una regressione. E quindi la sostanza è che non andiamo bene così dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico. Bisogna organizzarsi, collegarsi, fare rete e farsi forza l'una con l'altra. Festeggiando la Loretta festeggiamo anche un movimento di donne, una realtà che ha preso tanto piede negli anni 60 e 70 e che ha continuato a dare i frutti fino ad oggi. Quindi è un ricordo non solo del passato, delle vicende che hanno contraddistinto l'esistenza della Loretta e la sua vita ancora oggi, ma anche un collegamento a quelle conquiste di cui godiamo ancora i frutti oggi. Molte delle protagoniste di allora, che è stata una stagione fantastica per i diritti, delle donne e per i diritti di civiltà nel nostro paese, nella nostra provincia, ma anche la scelta che fu fatta allora della politica dei servizi. Allora si fece un salto. Man mano che andava avanti il boom economico, la crescita economica, Reggio si dotò di servizi che oggi possono godere tutti e le radici le trovano lì. La qualità delle persone, del lavoro che è stato fatto, ci ha portato lì e oggi vorremmo che questo continuasse a dare i frutti.